Allora, benissimo, sentiremo un contemporaneista e un antichista, quindi mi sembra una bellissima, sono molto contenta. Allora, qual è, cosa facciamo Mauro? Come facciamo, dire tu che dirige? Prima farlo io, sì, poi sì, no, sì, tutte e sì, due, o mi fermo sì, a un certo poi dopo, punto? Tu vai, vai. Faccio io e poi fai tu, benissimo. Allora, e beh, dall'antico comincio io. Io il viaggio di Ulisse, naturalmente, metaforicamente, lo leggo come un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo che è un viaggio nel tempo fatto attraverso una fonte che normalmente non viene considerata un documento storico, perché Omero, mito, non è storia. E si diceva, invece non è vero, si diceva un tempo non può essere storia, perché un racconto, uno che racconta, uno o più persone, gli Aedi o quelli che hanno messo insieme i poemi omerici, che parlano di i cavalli che piangono, il famoso Xanto, il cavallo di Ulisse che gli predice il futuro, tutte queste cose, evidentemente sono favole, sono storie, però allo storici non interessano. C'è stato un grande dibattito su questo a suo tempo, molti secoli su questo, ma a difesa di un intervento decisivo, secondo me, nella direzione di poter considerare Omero come una fonte storica è stato quello di Giovan Battista Vico, che nella Scienza Nuova dice Omero è il primo storico di tutta la gentilità, il primo storico, ed è vero. E possiamo usarlo come, perché possiamo usarlo come documento storico? Lo dico, cerco di dirlo in due parole per non essere troppo lunga. Possiamo considerando la formazione della poesia epica. Voi lo sapete, non ho bisogno di dirvelo, che i poemi omerici non sono stati scritti un bel giorno da una o da due persone, no? Qualcuno dice che è una sola, qualcuno dice che sono due. Sono, come dire, un deposito alluvionale, no? Di canti aedi, di questi rapsodi che giravano la Grecia quando la Grecia era una società preletterata orale. Quando la Grecia è stata una società preletterata o orale? Tra il XII e l'VIII secolo avanti Cristo. Possiamo mettere delle date. Perché fino al XII, parlo per secoli senza ovviamente entrare nelle date, quando si entra nelle date in questa distanza è praticamente impossibile. Perché fino al XII secolo esisteva una Grecia, voi lo sapete, la civiltà greca micenea, che conosceva una scrittura che era la famosa scrittura lineare B, che è stata decifrata poco tempo fa, sulla metà del secolo scorso, da un giovane architetto, Michael Ventris, la cui storia meriterebbe un film, secondo me, assolutamente. Pensate che questo era un ragazzo che era andato a sentire una conferenza su questo periodo della storia antica con la madre quando aveva 10 anni. E aveva sentito parlare di queste scritture scomparse che vengono chiamate rispettivamente lineare A, tuttora indecifrata, anche se un nostro collega, il Mario Negri, un grande glottolico, dice che in gran parte ritiene di essere sulla via, speriamo che sia vero, di decifrarla. La scrittura lineare B viene decifrata da questo ragazzo che cresce, studia architettura, diventa architetto e pilota della RAF. E poi continua a studiare per conto suo, un dilettante, uno delle tante scoperte dovute a un grande dilettante. E un bel giorno, nel 52-53, dice alla BBC che la lingua nascosta sotto la scrittura lineare B è il greco. E naturalmente uno scandalo di tutti i grecisti, e aveva ragione lui. Allora, quindi la civiltà micenea è greca. Non è preletterata, anche se era una scrittura più che altro diplomatica oppure finanziaria, non era, ma comunque c'era una scrittura. Poi scompare per 4 secoli, andiamo sempre per grossi, alla nascita della polis rimane una cultura orale. E nella cultura orale chi trasmette la memoria culturale, nel senso più ampio antropologico del termine? I poeti. I poeti hanno questa funzione che è di trasmissione della cultura ed è allo stesso tempo un effetto pedagogico,
Perché? Perché la tecnica che hanno gli aerei e i rapsodi, e la trovate in Omero, è di presentare dei modelli, dei caratteri, che in realtà sono dei tipi, dei modelli di comportamento, positivi o negativi. Allora, Ulisse. Ulisse è uno dei tanti eroi. Ma gli eroi come sono in genere? Gli eroi, quali sono i valori dell'eroe? I valori dell'eroe sono la bie, come si chiama in Omero, la forza fisica, il coraggio, che è una virtù accessoria, e il sentimento che sta alla base di questo è il desiderio di vendetta, perché siamo in una società in cui non esiste ancora il diritto. E allora il rispetto delle regole sociali, che esistono anche se non esiste il diritto, era affidato a quella che veniva chiamata la demo femis, la voce del popolo. La voce del popolo è quella che noi chiamiamo la reputazione, e quindi è la vergogna quello che induce a rispettare le regole. Allora, quando il poeta Omero ti racconta che, appunto, chi è gli eroi, come sono, l'eroe è Kaloska Iagazos, e tra i suoi valori c'è il fatto, per esempio, che si vendica delle offese. Offese che poi non esiste un catalogo di comportamenti offensivi, perché l'offesa è relativa alla posizione di chi la fa, per cui se Tersite dice una parola è un'offesa a chiunque, e per offendere Tersite non ha neppure la possibilità di offendersi, viceversa ad Achille basta toccarlo perché sia un attimè per cui lui deve ammazzare, ma lui è l'eroe, ecco. E questo è il meccanismo e d'altra parte ci sono appunto positivi e negativi. Allora, e qui arriviamo finalmente a Ulisse. Allora, Ulisse è importantissimo, perché Ulisse è l'eroe che ci racconta, e possiamo crederci perché racconta la cultura, data la formazione dei poemi omerici, raccoglie quello che accade in tutti questi secoli. No? Lui unisce le virtù dell'eroe, quindi la capacità di vendicarsi, a alcune, non c'è ancora la parola, ma la giustizia di Caiosune, non c'è la parola, c'è però l'idea che c'è qualche eroe che è giusto, e Zeus tra gli dèi qualche volta è giusto, di solito non lo è, fa quello che deve fare a seconda con i sentimenti di vendetta, quello che vuole, e tra gli uomini è Ulisse. Ulisse è giusto, quindi ha valori nuovi, ha valori sia vecchi che nuovi, che li abbia vecchi è ovvio, uccide i proci quando torna, che sono ben 108, però ha anche gli altri valori, ma soprattutto ha una cosa fondamentale: Ulisse è il primo uomo che, diciamo, con Ulisse si afferma, Ulisse afferma, sente la possibilità di autodeterminarsi, cioè di non dipendere più dagli dèi o dal fato, no? Pensate a Edipo, che in una fase, non sempre, ma nell'Edipo re quantomeno, è il fato, il destino che lo costringe, che lo induce a sposare sua madre. Ma nell'Edipo a Colono, adesso mi sposto da Ulisse, dice non è colpa mia, perché io non lo sapevo e quindi non sono colpevole. Ecco. Ulisse anticipa tutto questo, perché Ulisse ha per primo la coscienza di potersi autodeterminare, e lo dimostra in vari episodi. Sto un po' lunga, eh? In vari episodi. Allora, uno è giusto quando è chiuso nella grotta del Ciclope. Il Ciclope si è mangiato 4 compagni, sta per mangiare gli altri, e lui vorrebbe ucciderlo, ma dice no, non l'ho fatto, perché racconta, non l'ho fatto perché se lo avessi fatto non avrei più potuto levare quel masso, come avrei fatto poi a uscire, sarei morto anch'io come tutti i compagni. Quindi vedete, lui non solo sente di potersi autodeterminare, ma riesce anche ad autocontrollarsi, si impone anche l'autocontrollo, che è una cosa straordinaria. Ulisse, Achille non ha alcun autocontrollo di solito, ma non vorrebbe neanche averlo, dato il tipo di eroe. E poi c'è un altro episodio molto bello, ed è quando Ulisse è tornato a Itaca. I proci non sanno ancora chi è, naturalmente,
e lui è trattato malissimo. A un certo punto gli danno dei cenci e gli dicono: siediti, mettiti a sedere. Lui si siede e cosa vede? Vede le ancelle, alcune delle ancelle, 12, che escono e vanno nelle camere dei proci, perché in sua assenza sono diventate le amanti dei proci e si augurano la buonanotte. Lui le vede che ridono, che vanno, e dice, ed è bellissimo perché racconta questo suo dibattito interno come se fosse una lotta fra due parti del suo corpo. Faccio un piccolo inciso. Per molto tempo un grandissimo studioso greco della Grecia, che si chiamava Bruno Snell, ha detto che l'uomo omerico non solo non era capace di autodeterminarsi, ma non aveva neppure la consapevolezza di se stesso come un'unità, perché quando descriveva le lotte interne le descriveva come parti del corpo. Ed è quello che fa Ulisse, ma secondo me non è così, perché la ragione per cui le lotte interne sono descritte come parti del corpo sta nel fatto che la rappresentazione dell'Aido durava giorni e giorni. Quando sono state fatte le prove in Jugoslavia per vedere dove c'è questa tradizione, a volte andavano avanti 10 giorni questi racconti lunghissimi, e quindi erano degli spettacoli proprio, parole, musica, eccetera. E quindi l'Aido doveva, come dire, renderlo, teatralizzarla, diremmo oggi, no? E quindi è Ulisse che, come descrive il suo dibattito, dice: il cuore voleva ucciderle, ma il petto comprimeva il cuore e gli diceva: sopporta cuore, perché se no. Quindi questo qui è proprio un esempio, no? tipico di Ulisse, appunto. Ulisse è l'eroe che unisce queste due qualità e lo dimostra in modo e fa di lui, ecco, fa di lui l'eroe che il primo che introduce, che esprime valori etici e giuridici, che diventeranno poi giuridici, che oggi chiameremo l'etica della responsabilità. Cioè Ulisse ritiene colpevole, responsabile, quindi colpevole di un'azione, solo chi ha agito volontariamente. E dà una prova di questo quando di avere questi due caratteri, ma soprattutto quando alla fine dell'Odissea uccide tutti, arriva e fa la famosa strage, 108 proci stesi uno dopo l'altro, che gli dicono, cercano qualcuno di questi, dice: ma no, io sono stato buono con Telemaco, ho trattato bene mia madre, perché poi è vero, i proci non erano tutti uguali, qualcuno era un po' meglio. Ulisse non li vuole neanche ascoltare, li ammazza uno per uno senza ascoltare. Perché? Perché è l'eroe della vendetta, cioè l'eroe degli antichi valori, del mondo eroico, eccetera, eccetera. Poi, contemporaneamente, insieme ai 108, uccide o fa uccidere da Telemaco anche alcuni dei suoi dipendenti, ma non tutti, solo quelli che lo hanno tradito. E risparmia Femio Laedo il porcaio era, sì, che lo aveva aiutato, sì. Perché Telemaco gli dice: sì, è vero, risparmialo, perché lui ha agito ananche, ha agito per necessità, quindi vuol dire costretto. Quindi costretto, non sappiamo se dalla forza fisica o dalla forza psichica, non importa, ma comunque non ha agito volontariamente. Cioè, guardate che in questa occasione lui, Ulisse, anticipa quello che poi più tardi Gorgia dirà, quando Gorgia dirà perché Elena non è colpevole, eccetera, eccetera. Non è colpevole per varie ragioni. Bene, Ulisse lo fa. Lo fa, attenzione, lo fa come, non lo fa come capo politico, lo fa come Basileus, come re di Itaca, lo fa come capo del suo oikos, quindi lo fa all'interno della giustizia familiare. Quindi lui appunto anticipa nel campo della giustizia familiare i valori che diventeranno poi valori anche giuridici della città quando nascerà il diritto. E tenete presente che
di lì a poco, perché in fondo di lì a poco, nel 621 a.C. ci sarà la prima legge ateniese, la prima legge ateniese che punisce l'omicidio, vieta la vendetta e punisce l'omicidio e distingue l'atto volontario dall'atto involontario. Quindi questa etica della responsabilità si sposterà nella polis, ma Ulisse è quello che l'anticipa nell'Odissea. Ecco, questo era il viaggio di Ulisse al quale avevo pensato io, ecco, che pensavo di esporre a Farinelli, ma adesso sono felice di esporre a Vera Mauro, anche perché, devo dire la verità, che Farinelli, che mi piace tantissimo, a volte faccio anche fatica a capirlo per via del lessico dei geografi, che è un po' diverso da quello nostro, no? Mentre te sono sicura che capirò tutto. Grazie. Grazie Iva. Mauro, adesso sì. Benissimo. Va bene, buonasera, grazie soprattutto a Eva che ha introdotto in questo modo così interessante e competente la figura di Ulisse. Ed effettivamente, proprio ascoltando la sua prima relazione, uno vede in quanti modi può essere declinato e il mito di Ulisse, la figura di Ulisse e anche il semplice termine la scoperta, perché effettivamente Eva ha mostrato, come dire, un aspetto conosciuto, ma non l'aspetto che subito viene in mente quando si pensa a Ulisse e si parla della scoperta, per quanto invece sia fondamentale, perché Eva ha mostrato bene come con Ulisse emerga un primo aspetto fondamentale che caratterizza poi la nostra concezione dell'essere umano. Quello che vorrei fare io è provare a riflettere, diciamo, su un altro aspetto legato alla figura di Ulisse, che è quello a cui spesso si pensa, prendendo proprio spunto da quello che diceva lei, perché effettivamente la scoperta, il viaggio, è un tema tipicamente associato alla figura di Ulisse. Però curiosamente, e lo conferma, diciamo, silenziosamente la relazione che mi ha preceduto, non è un tema che troviamo così presente nell'Odissea, dove sono altre le questioni importanti. Allora quello che volevo fare era proprio di cercare di mostrare questa novità di Ulisse che è per noi rispetto al mondo antico, cercando di riflettere intorno alla domanda: chi sarebbe Ulisse oggi? Cosa rappresenta Ulisse oggi per noi? Perché effettivamente, se noi stiamo all'Odissea di cui abbiamo parlato finora, uno può osservare che Ulisse è un eroe, no? L'eroe della vendetta. È un eroe magari non così brillante, determinato come può essere Achille, è un eroe più stanco, però è pur sempre un eroe che poi al momento giusto si comporta da eroe. È un eroe che viaggia. Effettivamente l'Odissea è il racconto di un viaggio, però viaggia per tornare a casa, sostanzialmente l'Odissea è il racconto del tentativo, del lungo e faticoso tentativo che porta Odisseo a tornare finalmente nell'amata patria. Quindi è l'eroe del viaggio, l'eroe di un viaggio, però di un eroe di un viaggio verso casa. Dal primo momento in cui noi lo incontriamo, nel quinto canto, Ulisse è su una roccia che piange pensando alla sua amata patria a cui non riesce a tornare, no? Nel canto quinto, quando per la prima volta lui, dopo i quattro canti dedicati a Telemaco, compare sulla scena, piange su uno scoglio pensando alla patria a che non riesce a raggiungere. È l'eroe della nostalgia da un certo punto di vista. È un eroe appunto di un viaggio verso casa. Però non è un eroe, come dire, è un aspetto importante anche questo della figura di Ulisse, però non è di nuovo l'aspetto a cui pensiamo noi quando pensiamo ad Ulisse, quando pensiamo al tema della scoperta, del viaggio di Ulisse, perché per noi Ulisse è un'altra cosa. Ulisse è un eroe del viaggio, è associato sempre a questa idea del viaggio, la scoperta, però è un viaggio di un altro tipo, un viaggio della conoscenza. Quello che in qualche modo è legato alla figura di Ulisse molto spesso nella discussione contemporanea, nell'immaginario moderno, è il viaggio della conoscenza. E quindi in qualche modo si osserva una differenza piuttosto netta, perché effettivamente nell'Odissea, se uno guarda, Ulisse non è particolarmente interessato a conoscere. Sono pochissimi gli episodi in cui Ulisse, come dire, viaggia per conoscere. Lui vuole tornare a casa. Con calma, perché poi ci sono dei momenti in cui, non è dire, ad esempio quando incontra Circe, dice si sta lì un anno, che si sta bene, anche se potrebbe già partire, con Calipso deve star 7 anni e non è colpa sua, mentre con Circe uno poteva dire, e i suoi compagni glielo dicono, beh cosa aspettiamo, tornare, vabbè adesso c'è tempo, però appunto non è che vuole conoscere, si ferma 2 volte curiosamente
due volte la curiosità emerge, lo disse, ma solo due volte, uno è il canto delle sirene, ma lì deve parlare, perché Tiresia gli ha detto che lui deve sentire le sirene in qualche modo, quindi... certo. E la seconda volta invece più interessante è affascinato dal canto, quando entra nel, come parlava già prima Eva velocemente, quando entra nella caverna di Polifemo, lì è attratto, c'è qualcosa di oscuro lì dentro che lo attrae, cioè vuole conoscere, cioè, come dire, tutto nella caverna mostra che è un posto pericoloso, che bisogna andare prima possibile via da quel posto perché possono solo andare male le cose. I compagni glielo dicono e Odissio invece dice no, vuole star lì, vuole capire, vuole conoscere, è affascinato. E praticamente però l'unica volta in cui lui nell'Odissea vuole conoscere e è determinato a conoscere. Per noi invece Ulisse è l'eroe della conoscenza. Da dove nasce questa novità? La risposta è scontata, è il modello dantesco. È l'Ulisse del 26esimo canto dell'Inferno, che in qualche modo si è sovrapposto nel nostro immaginario alla figura omerica, nel senso che c'è la figura omerica che ci permette di vedere alcuni problemi fondamentali, la responsabilità, la vendetta, l'affiorare di una prima nozione di giustizia, e invece c'è l'Ulisse dantesco che porta sulla scena altri temi, ad esempio il problema della conoscenza, ed è un modello così potente per noi, ma non soltanto per noi italiani, che in qualche modo da questo momento in poi determinerà il modo, l'immagine di Odisseo, di Ulisse per noi. Ad esempio molto spesso, ad esempio ci sono dei versi famosi di Tasso, Colombo, Cristoforo Colombo, tutti quelli che scoprono il mondo nuovo sono dei novelli Ulisse. Poco tempo fa è stata lanciata una nave nello spazio per andare a scoprire il sole, naturalmente senza troppa fantasia l'hanno chiamato Ulisse. Cioè è sempre, come dire, tutte le volte che c'è un legame con un viaggio alla conoscenza, puntualmente il nome che viene usato, il riferimento che viene pensato da Cristoforo Colombo ai viaggi interstellari è la figura di Ulisse. Allora questo è il punto, diciamo, questa è la scoperta e il significato del viaggio di cui mi vorrei occupare io, perché in qualche modo ci fa vedere ancora una volta la lunga vita dei miti, che la lunga vita dei miti è una vita che poi, come dire, si declina in modi differenti a diversa dei, a nei contesti in cui si trova a essere utilizzato. E il punto è, le due domande a cui vorrei rispondere velocemente questa sera, o comunque vorrei portare alla vostra attenzione velocemente questa sera, è cercare di capire il senso di questa ricerca, cioè se noi in qualche modo ci ritroviamo in questo Ulisse, nell'Ulisse della conoscenza, che cos'è che stiamo cercando? Cioè qual è il senso di questa ricerca? Perché appunto nell'Odissea è tutto chiaro, Ulisse cerca di tornare a casa, sta facendo un viaggio lungo e faticoso perché vuole tornare a casa. Noi invece che cosa stiamo cercando? L'Ulisse di Dante, l'Ulisse che va alla navicella spaziale, il viaggio di Colombo, che cosa c'è lì dietro? Qual è il senso di quella ricerca? Cosa significa appunto questa ricerca? Questa è la seconda domanda in cui in qualche modo vorrei cercare di rispondere, anche se è difficile naturalmente rispondere. Allora, che cosa stiamo cercando? Partiamo da alcuni versi, mi ero preso qua perché appunto per non sbagliare le citazioni di Dante, che sono cose che gettano l'ignominia permanente su chi lo fa, volevo partire, come dire, sono versi famosissimi, però tanto per non sbagliare, siamo sempre nel momento in cui Dante sta chiedendo, cioè Ulisse finalmente sta raccontando la sua storia. Allora, per cercare di rispondere alla prima domanda, che cosa sta cercando di cercare di capire, perché è così importante, perché è così importante per noi questo modello della conoscenza, cosa c'è dietro? Cioè il mito, come abbiamo verificato anche nelle altre occasioni, ci permette in qualche modo di tematizzare delle questioni fondamentali che hanno a che fare con l'esistenza degli uomini. Il mito di Ulisse è legato in questo contesto al problema della conoscenza. Che cosa significa? Perché è così importante? No? Allora, i versi sono quelli famosissimi che concludono l'orazione picciola di Dante, di Ulisse appunto, che sta spingendo, sta cercando di convincere i suoi compagni a seguirlo in quest'ultimo viaggio folle, che si concluderà tragicamente, come sappiamo tutti. No, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. No, versi famosissimi. Versi famosissimi, come tutti i versi famosissimi, così letti senza quasi neanche più ascoltarli, senza più comprendere la potenza di questi versi che diventano quasi dei proverbi. In realtà è una storia complicata che c'è dietro questi versi, che solo in tempi recenti è stata in qualche modo ricostruita e svelata accuratamente, perché questi versi così belli, così potenti, non sono versi di Dante, cioè sono versi di Dante, però dietro c'è tutta una storia molto complicata, perché sono versi che in qualche modo ci riconducono. È una storia anche intrigante che non possiamo ripercorrere in questo momento, però ci riconducono ad Aristotele.
attraverso tutta una storia, cioè il secolo di Dante, il secolo della scolastica, del trionfo di una filosofia che in qualche modo vuole riportare sulla scena Aristotele. È un tentativo drammatico da molti punti di vista, perché riportare sulla scena Aristotele vuol dire in qualche modo rischiare di confondere il cristianesimo con la filosofia greca. Il problema è reso ancora, sono sempre gli stessi problemi, è reso ancora più acuto dal fatto che il grande commentatore di Aristotele è un arabo, Averroè, che torna a essere letto e che rende il testo di Aristotele finalmente comprensibile, svelando delle cose che risultano difficilmente compatibili con la tradizione cristiana. Quindi c'è un contesto drammatico, è il contesto del canto decimo dell'inferno, in cui si litiga sulla figura di Cavalcanti, ci sono filosofi che moriranno durante queste battaglie, molti verranno scomunicati, cioè è una storia veramente appassionante quella. Però appunto tutto ci riconduce in ultima istanza ad Aristotele, perché tra l'altro letteralmente, perché poi è stato dimostrato che quei versi in qualche modo riproducono col genio di Dante come dire commenti in latino di Aristotele che si leggeva, che Dante leggeva in quel periodo. Non sono, come dire, Dante non sta copiando, è un genio che sta, come dire, rendendo con versi mortali problemi che si discutevano a Parigi, a Padova, a Bologna. Cosa c'è dietro, no? Cosa si sta discutendo? Si sta commentando il problema dell'etica nicomachea di Aristotele, il problema della felicità. Che cos'è una vita felice? Che cosa rende una vita felice? Questo è il problema di Aristotele, no? Bisogna stabilire che cos'è che rende una vita felice. La risposta di Aristotele, che viene sviluppata nell'Etica Nicomachea, che è il testo che sta dietro i versi di Dante, è una risposta molto semplice. Una vita felice è una vita che realizza in qualche modo quello che noi siamo, che realizza le nostre potenzialità, che dà un senso a quello che noi siamo, che ci permette di diventare quello che siamo, di realizzare la nostra natura. Questo non è inteso come lo intendiamo noi, in cui ognuno è libero di seguire i suoi talenti. Aristotele è un filosofo antico e dice la felicità è una per tutti, è appunto la capacità di diventare veramente esseri umani. Se noi diciamo che cos'è la felicità, ognuno dirà la felicità è fare la bella vita, godersi la vita, no? Bella vita, le ville, i viaggi, mangiare bene, questa è la felicità. Aristotele dice no, questa non è la felicità, se no saremmo felici come gli animali. Infatti non fosti a vivere come bruti. È Aristotele, eh? La felicità è quella cosa che ti permette di diventare ciò che veramente sei. Che cosa sei tu? Sei un uomo. Cosa vuol dire essere un uomo? Cos'è che specifica, differenzia l'essere umano da tutto il resto dell'universo? Logos, la ragione, l'intelligenza. Allora una vita umana è una vita che realizza in qualche modo queste potenzialità razionali. La felicità ha a che fare con la conoscenza. Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Cioè se volete veramente essere uomini, dare un senso alla vostra esistenza, è questo che sta dicendo Ulisse, dovete dedicare la vostra vita alla conoscenza. E questo li rende folli, così desideriosi, così smaniosi di partire, che ecco che fecero dei remiali per il folle volo e partono in questo viaggio. Quindi vedete che è letteralmente la traduzione del primo libro dell'Etica Nicomachea, no? La felicità non è godersi la vita, la felicità è conoscere, perché in quel modo, usando la propria intelligenza, la propria ragione, in quel modo noi realizziamo veramente ciò che siamo, diamo senso alla nostra esistenza. Allora vedete che qua si capisce, come dire, no, se uno legge quel canto, che va sempre bello rileggere, no? L'enfasi, l'ansia con cui Dante dice per forza cade giù quasi dal dirupo perché vuole andare quando capisce che c'è Ulisse, l'angoscia con cui continua a dire a Virgilio parliamo con questo qua, no? Perché vuole capire questo, no? Questa cosa potentissima, cioè cosa vuol dire conoscere? Perché è così importante per noi conoscere, no? Questa è la domanda che Ulisse in qualche modo, forse a cui Ulisse, forse l'Ulisse che Dante incontra, può dare una risposta, che è qualche cosa che ci riguarda ancora oggi, no? La sonda lanciata nello spazio, il viaggio e la scoperta delle nuove terre di Cristoforo Colombo. Perché, come dire, esprime questa forza potentissima che c'è dentro gli esseri umani, che è questa forza potentissima di cercare di capire. Ma perché è così importante capire? Perché capire, conoscere, in qualche modo è cercare di comprendere il senso della nostra esistenza, il perché noi siamo qua. Questo è il problema della conoscenza, cioè non è l'interesse di accumulare informazioni o dati, non è questo che è importante per l'Ulisse dantesco, il problema è cercare di capire cosa ci facciamo noi qua,
cosa ci facciamo noi qua come esseri umani e cosa ci facciamo noi qua singolarmente, perché poi questo desiderio di conoscere qualche cosa che è individuale, di cui ognuno, che ognuno prova dentro di sé e che poi ognuno, tutti proviamo insieme come esseri umani. E questo punto qua, e questa è la forza, questo è quello che veramente rende così esaltante quella figura, no? Cioè mette a fuoco, ci permette di comprendere questa potentissima forza che c'è dentro di noi, questo desiderio potentissimo che c'è dentro di noi, che è quello che ci spinge a comprendere il senso della realtà, a comprendere il senso della nostra esistenza, a vedere, come diranno altri filosofi che procedono su questa riga, a vedere il mondo come lo vede Dio, a cercare di comprendere, come dire, qual è il senso ultimo delle cose. Cosa c'è dietro questo caotico trasformarsi di tutto in tutto, questo esserci e non esserci, questo nascere e morire? Qual è il senso di tutta questa cosa? L'ambizione della filosofia, da Platone a Dante, Aristotele, Spinoza, perché era questo che stavo citando, la felicità, la beatitudine, che sarebbe la felicità divina, quella che prova Dio, è la contemplazione delle cose nella loro eternità. Cioè noi sembra che tutto sia transeunto, privo di significato, c'è qualcuno, Dio e il filosofo, che invece riescono ad andare al di là del caos, al di là del disordine, al di là di quello che sembra non aver valore, per vedere, no, l'ordine che c'è dietro, il senso e la bellezza di tutta questa realtà, che è una bellezza che dà anche senso e valore alla nostra esistenza. Questa è l'ambizione, questa è la forza che in qualche modo spinge Ulisse, spinge l'Ulisse aristotelico di Dante. E vedete che effettivamente è qualche cosa che è veramente importante, secondo me, che ancora una volta mostra l'utilità e l'interesse del mito, che ci aiuta a comprendere delle cose fondamentali della nostra esistenza, che non è così, che altrimenti rischiano di sfuggirci. È forse quello che promettevano le sirene nel 12° canto dell'Odissea, no? Uno di quei due passi in cui Ulisse vuole conoscere, vuole andare lì, perché loro gli promettono, gli spiegano il passato, il presente, in realtà il futuro non lo sanno, però forse è un primo accenno a questo tema. È la forza che spinge l'uomo, è un aspetto fondamentale. Tra l'altro, come dire, siamo qua a parlare in 200 persone di queste cose, e non credo sia neanche bisogno di spiegare perché è così importante desiderare di capire, di conoscere, di dare un senso a quello che si fa, se no andavamo tutti in discoteca, no? A goderci la vita. È il filosofo e oggi è lo scienziato, no? È la stessa idea. Cioè, cosa c'è dietro a questo desiderio, a questo tentativo di andare sempre oltre, di superare i limiti, di cercare di capire, di conoscere? È sempre la stessa questione. Quindi vedete che in qualche modo nella figura, nel mito di Ulisse, così come viene riconfigurato già nell'antichità, ma in questa potentissima riscrittura dantesca, emerge questo problema fondamentale, questo aspetto fondamentale dell'esistenza umana. Noi siamo animali dotati di logos, ed è nel logos che in qualche modo diamo un senso alla nostra esistenza, in questo desiderio di comprendere il senso della nostra esistenza e dell'esistenza di tutto quello che ci circonda. Questo è il primo punto, no, a cui volevo rispondere, volevo portare l'attenzione. Poi c'era la seconda domanda, che è quella più inquietante, cioè qual è il significato di questa ricerca e le conseguenze, i problemi che emergono da questa ricerca, perché in questo momento è tutto molto esaltante. No, c'è questa idea dell'uomo, questo animale proiettato sempre oltre nel tentativo di conoscere, di comprendere, questa ambizione di arrivare a un certo momento ad avere la stessa comprensione, come se esistesse un senso ultimo e che noi in un certo momento riusciremo a comprenderlo, e questo darà senso a noi, alle nostre esistenze. È quello che, tra l'altro, come dire, se uno va a Dante, è quello che succederà nel paradiso, quando i beati stanno lì imbambolati, come dire, la felicità somma, la beatitudine, che cos'è? È guardare Dio. E lì i beati imbambolati a guardare Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire esattamente questo, vuol dire rendersi conto appunto di quell'ordine, di quel senso che rende stupendo e meraviglioso questo spettacolo che è l'universo. Però appunto per noi che viviamo in un contesto diverso, no? La ricerca, il viaggio di Ulisse è andato ancora oltre. Quali sono le conseguenze di questo viaggio? Abbiamo visto già, come dire, non mi voglio soffermare su questo punto perché lo conoscete tutti, no? La storia di Dante è già una storia che mostra che dietro questa, come dire, questo desiderio, questo ardore, come dice Dante, ci sono tanti problemi. Il caso di Dante è il
problema di Dante è quello della relazione tra, come dire, dei limiti del sapere e della potenza dell'intelligenza umana, no? Perché il viaggio poi è folle, perché è un viaggio che pensa filosoficamente di poter arrivare a comprendere i segreti ultimi della realtà con la sola forza della ragione. E questo spiega perché quel viaggio, dal punto di vista del cristiano Dante, è destinato a naufragare. Noi però continuiamo imperterriti in quel viaggio, come dire, come Ulisse affondato, ma noi andiamo avanti, sempre in quel modo, cioè la nostra intelligenza cercando di scoprire, di comprendere. Però il problema vero non è tanto questo, quella è la storia appassionante per cui Dante romperà con Cavalcanti, per cui c'era un filosofo che morirà, diciamo, per circostanze oscure in quel contesto, per cui altri filosofi saranno scomunicati, perché influenzati da Averroè dicevano, beh, però la filosofia forse ci può permettere di comprendere le cose, cioè forse la nostra intelligenza ci può permettere di comprendere, di conoscere già in questo mondo senza bisogno della grazia. La beatitudine, come dice Spinoza, è qualcosa che io posso raggiungere già qui e ora, non ho bisogno di andare in paradiso. Però questo è un problema, come dire, interessante, ma non è il nostro problema, cioè è un nostro problema, ma non è il problema più importante. Perché voglio rileggere un altro verso, altri versi altrettanto importanti, altrettanto celebri del viaggio, no? Se li trovo però. Dante, Ulisse vuole convincere, no? Sono tornati, vogliono partire di nuovo. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore lo qual dovea Penelope far liete, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi di diventir del mondo esperto e delle vizie del valore. Ma misi me per l'altro mare aperto, eccetera, eccetera. Cioè, vedete, il desiderio di conoscere sovrasta tutto. In questo senso Ulisse è veramente il prototipo, l'archetipo del filosofo, dello scienziato che dedica tutta la sua esistenza alla conoscenza per quelle ragioni che dicevo prima. Però vedete qual è il problema, che molto spesso non si osserva in questi versi. Questo desiderio, che è un desiderio radicato dentro di noi e che esprime la nostra grandezza, è un desiderio problematico, perché è un desiderio che comporta delle conseguenze, delle scelte. O viaggia, o si dedica alla conoscenza, oppure si dedica agli altri esseri umani, la moglie, il figlio, il padre, cioè Ulisse deve scegliere e non ha esitazioni, perché dice: è così forte l'ardore di conoscere, di diventare esperto, che io ho deciso di partire. Però partire ha un significato, questo non c'è nell'Odissea ancora una volta, perché è vero che nell'Odissea si dice alla fine che lui deve partire perché sennò Poseidone sarà sempre arrabbiato, però qui vedete, lui deve dire no, il desiderio di conoscere qualcosa di così forte che mette in secondo piano tutto il resto. Ma che cos'è tutto il resto? Tutto il resto è il mondo degli uomini, la famiglia, la città, è un re, lui rinuncia a tutto, l'Ulisse Dantesco, per conoscere. I greci avevano due definizioni dell'essere umano, una era l'uomo un animale razionale, l'altro è l'uomo un animale politico. Noi pensiamo che siano due definizioni facilmente sovrapponibili. Il caso di Dante, il caso dell'Ulisse Dantesco, ci mostra che non è così, perché il desiderio di conoscere non necessariamente è compatibile col desiderio, come dire, con l'attenzione che noi dobbiamo prestare agli altri esseri umani. E questo è un problema gigantesco. È un problema che noi ritroviamo esattamente negli stessi termini anche oggi. È il problema con cui, forse il problema più importante con cui oggi noi ci dobbiamo confrontare. Cito le frasi, una frase famosissima e bellissima di un fisico contemporaneo, di un fisico che ha contribuito in modo decisivo a far vincere la Seconda Guerra Mondiale agli Stati Uniti, Oppenheimer, il quale ha detto questa cosa, che è la traduzione in termini contemporanei delle frasi che vi ho citato, del verso che vi ho citato adesso dell'Ulisse Dantesco. I fisici stavano parlando di quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki, perché loro hanno fatto la bomba atomica. I fisici hanno conosciuto il peccato, hanno capito cosa voleva dire il peccato. Il peccato è quello di Adamo ed Eva, di chi, come dire, morde quella mela perché vuole conoscere. Ed è quello che è successo a quei fisici che erano lì, che sapevano cosa stavano facendo, perché è bellissimo leggere i resoconti di quello che succedeva in quegli
centri di ricerca mentre facevano la bomba, perché si rendevano conto di cosa stavano facendo, di quello che avrebbe comportato quella bomba, di quanta morte portava, ma stavano scoprendo i segreti dell'universo, e quello era il peccato, ed era una cosa stupenda. La conoscenza, le conseguenze politiche, non sono due cose che stanno insieme. E questo è esattamente il problema che abbiamo noi oggi, perché ogni giorno che apriamo il giornale, la clonazione, l'editing genetico, cioè la conoscenza ci sta portando sempre di più a conoscere, a svelare, a comprendere i misteri dell'universo, sempre più vicini, diciamo, se possiamo ardire questo arrivare a peccare di hubris, a vedere il mondo, forse un giorno ci arriveremo a vedere il mondo con gli occhi di Dio. Ma tutto questo, come dire, dal punto di vista pratico, etico, politico, che conseguenze ha? Vedete, questo è il problema, che in qualche modo la scoperta di Ulisse è da un certo punto di vista esaltante e dall'altro punto di vista è inquietante, perché noi ci ritroviamo esattamente, è sempre così, ci troviamo esattamente in questa posizione, come dire, lacerati tra queste due tendenze, da questo desiderio fortissimo di conoscere, perché ci rendiamo conto che è qualcosa che è decisivo per la nostra esistenza, che ci spinge in una direzione, e dall'altro canto appunto la consapevolezza dei rischi, di quello che questo comporta. Però se voi vedete appunto il viaggio folle di Ulisse, è sempre quello che stiamo facendo, quello che conduciamo oggi con tutte queste nuove scoperte che stanno veramente permettendoci di ampliare le nostre conoscenze. E la domanda è sempre la stessa, no, è sempre il problema delle sirene. Le sirene promettevano questo sapere, promettevano di svelare quello che era, sarà ed è stato. Però è un sapere che può anche perderci. Come ci si regola di fronte a questa tensione? Era il problema dell'Ulisse Dantesco, è il nostro problema. L'Ulisse Dantesco non ci dà una risposta, ma almeno ci ha aiutato a capire il problema, che è quello che noi chiediamo ai miti. Vi ringrazio per l'attenzione. Bravo Mauro. Vuoi riprenderlo? Sì, sì, certo. Io direi... Grazie Mauro. Io direi che Iva vuol ritornare, se non ho capito male. Vuoi riprendere su delle domande? Ah, delle domande. Vediamo, allora, poi in modo, poi dopo interlocchiamo così, anche tu. Facevo solo segno. Vai. Così dire. Procedi tu. Subito sì, con le domande sì, io. Vuoi, sì. No, hai detto Mauro, hai detto delle cose bellissime e importantissime, Mauro, come fa sempre. E io, mi sono venute in mente tantissime cose mentre lui parlava, me le sono segnate qui adesso un po' confusamente. Una riguarda il primo discorso che ha fatto, la prima parte, ricondurre tutto ad Aristofane, perché è, così si ritorna a lui. E la cosa che mi ha colpito è questo, la preminenza del Logos, no? La preminenza di Aristofane, la preminenza. Quello che mi ha incuriosito, ti volevo fare una domanda specifica su questo. Aristotele, veramente, come il Logos sia più importante di qualunque altra, la prima cosa per lui, lo si vede anche quando parla dei sentimenti. E perché mi è capitato recentemente, leggevo proprio il pezzo di Aristotele sulla filia, in particolare, un sentimento che è la filia. E lui lì, è un sentimento, è un'emozione, e lui la razionalizza in un modo incredibile. Fa una teoria, che ci sono, gli amori sono simmetrici e asimmetrici. Sono simmetrici fra persone che sono uguali, sono asimmetrici fra persone in cui uno comanda e uno è comandato, come tra gli altri ci sono il marito e la moglie. Io lo leggevo perché stavo studiando l'amore coniugale, cercavo di capire l'amore coniugale. Questa è una cosa fantastica, perché la riconduce tutto a una cosa, appunto. E allora mi veniva una domanda da fare. Mi ricordo anni fa, adesso un po', che Marta Nussbaum aveva fatto un discorso in cui diceva: in realtà non è vero che in Aristotele, o sbaglio? Sì. Aristotele, le emozioni in Aristotele sono molto... Mi domandavo per curiosità se per caso c'era... Ecco, vabbè, ma poi questa è una piccola... Una... La seconda domanda che è... La seconda parte che fai tu, di quale ti sei occupato, è questo conflitto, il laceramento fra i rischi e le conseguenze poi del progresso, perché è questo, sì. No?
i rischi e le cose. Ma mi domandavo, tra l'altro, hai citato, dici, alla fine dell'Odissea c'è Ulisse che parte per l'ultimo. Mi veniva in mente una poesia di Pascoli, L'ultimo viaggio di Ulisse. Non c'è in Pascoli questa idea che lui parte perché c'è un desiderio di conoscenza al di là del ritorno in patria? Ovviamente, perché lui è già in patria, no? Chissà se è legato Pascoli a questa, a una cosa. Dante. Il tramite dantesco. È il tramite dantesco, senz'altro. E quest'altra cosa che il problema, hai ragione, no? Qui non è una domanda, ma sono rimasta colpita come sei arrivato a descrivere la situazione nella quale ci troviamo oggi, il problema tra quello che sta facendo, esempio, non in la clonazione, hanno clonato due scimmie, le conseguenze di tutto questo che possono essere anche pericolosissime. Quindi niente, più che altro, a parte le domande un po' così, è che volevo dirti che sei stato fantastico. No, volevo rispondere, grazie, no, ma è troppo gentile. Cioè, effettivamente volevo approfittare di questa cosa per precisare un punto importante. Sì, il tema è quello del progresso, naturalmente, perché la scoperta è in qualche modo il progresso. Cioè, quello che mostra il tema ancora più interessante è che in un modello come quello dantesco-aristotelico, la speranza di ricomporre i due elementi che io ho presentato come distinti c'è. Perché in un mondo in cui esiste Dio, e qui ci ricolleghiamo alla conversazione della volta precedente con Sini, in un mondo in cui esiste Dio, che è in qualche modo il creatore del cielo e della terra, è l'arbitro del bene e del male, no? In un mondo garantito dall'esistenza di Dio, scoprire il senso ultimo delle cose vuol dire anche scoprire il bene e il male. Quindi la scoperta ha delle conseguenze etiche positive. Non so se mi spiego, cioè nel momento in cui, come dire, in un mondo dantesco, l'uomo è al centro dell'universo, creato da Dio per ammirare questo spettacolo meraviglioso, nel momento in cui riesce ad andare al di là del caotico mutarsi delle cose e si rende conto di questo spettacolo, di questo immenso spettacolo meraviglioso che lo circonda, che è fonte del bene, a questo punto la scoperta, la conoscenza produce qualche cosa di positivo. Ha delle indicazioni concrete. Ancora una volta, il modello filosofico aristotelico e platonico: conosci l'idea del bene per sapere cosa devi fare, no? Se riesci a vedere le idee saprai cosa devi fare, saprai cosa è bene e cosa è male. In un contesto teologico è: se capisci cosa è Dio saprai cosa è bene e cosa è male. Noi viviamo in un mondo, però, come dire, cito così perché è famoso l'aneddoto della morte di Dio, in cui Dio non è morto. Cosa vuol dire? Quell'aneddoto famosissimo, quella che racconta Nietzsche nella Gaia Scienza, no? L'uomo che va in giro cercando Dio e tutti dicono: ma Dio è morto. A cosa si sta facendo riferimento? Si sta facendo riferimento alla rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica ha reso Dio inutile da un punto di vista della spiegazione dell'universo. Non ci serve più l'ipotesi di Dio per spiegare l'universo. Infatti nessuno di noi, in America forse, ma noi qua, nessuno di noi quando fa l'ora di scienza, di fisica, di cosmologia, studia Dio. Si studiano le leggi che hanno prodotto il Big Bang e tutto quello che sta succedendo, e l'universo non è più quel bellissimo universo che era meraviglioso, se voi vedete, studiate Aristotele o la Divina Commedia, questo universo perfetto, meraviglioso, sferico, che era l'universo di Dante. L'universo è questo universo che noi studiamo, che noi conosciamo. Qual è il suo senso, il suo ordine, la sua bellezza? No? È quello che racconta la morte di Dio. Dio, noi ridiamo, dicono gli interlocutori della Nega, quando il pazzo va in giro, la gente ride, sì, lo sappiamo che Dio è morto, come dire, chi è che ci va più in chiesa? E lui dice, è vero, non avete ancora capito qual è il problema. Il problema non è questo, il problema è che se è morto il Dio, creatore del cielo e della terra, non c'è più neanche l'arbitro del bene e del male. Chi deciderà cosa è bene e male adesso? La conoscenza e il bene e il male non stanno più insieme. La conoscenza non ci dice cosa è bene e cosa è male. Siamo noi che dobbiamo deciderlo. Però vedete, questo è il problema. Il problema, appunto, mi premeva sottolineare questo aspetto. Il problema è oggi così importante perché c'è questa tendenza, come dire, a chiedere alla scienza quello che la scienza non ci può dare. Cioè la scienza in qualche modo, in certe discussioni pubbliche, è diventato il sostituto di Dio. No, Dio non c'è più, è la scienza che ci deve, o l'economia o gli algoritmi che ci devono dire cosa è bene e cosa è male. Non ce lo possono dire. Loro ci possono dire come stanno le cose, ma non ci possono dire. Cioè la clonazione, l'editing genetico,
Ma è sempre la stessa cosa, cioè loro, uno, lo scienziato è grande quando riesce a fare, a ottenere questo risultato, a scoprire le leggi che in qualche modo regolano questo fenomeno, ma non ha nessun sapere per dire questa cosa è bella o brutta, questa cosa si può fare, questa cosa non si può fare, chi lo deve decidere? Il problema è sempre lo stesso nel dibattito nostro, nel nostro mondo, è che in qualche modo noi ci troviamo questo peso, dobbiamo, come dire, dovremmo renderci conto che il peso delle scelte, delle decisioni ricade solo su di noi. E come diceva Nietzsche, non è mica una scelta, non è una scoperta piacevole questa, è una scoperta pesantissima, con cui non potremo fare a meno di confrontarci, anche se molto spesso in realtà ce ne dimentichiamo e speriamo che qualcuno, l'economia, la matematica, ci dicano cosa bisogna fare. Ma Eva, ancora non voglio togliere tempo alla discussione, faccio una domandina subito da aggiungere a quella del pubblico, se hai tempo. E come affrontano questo problema, questi problemi, i teologi? Teologi contemporanei? Contemporanei, sì. No, confesso la mia ignoranza in materia, però secondo me, come dire, è il grande problema della modernità è perché una cosa buffa, diciamo, io di teologi non parlo molto perché non li conosco molto, però una cosa interessante è che i filosofi non si occupano più di Dio. È un peccato, perché, come dire, dietro Dio il problema non è essere credenti o no, che è pure una cosa fondamentale, il problema è capire cosa ha significato Dio per 2000 anni, significato queste cose, questa idea della realtà, dell'essere umano. Continuare, come dire, a capire, infatti poi lo andiamo sempre a cercare in posti sbagliati, questo è un punto importante che dovrebbe renderci più consapevoli per trovare, come dire, delle risposte. La mia risposta è, molto banalmente, è che siccome la risposta non ce l'ha da più nessuno di cosa è bene e cosa è male, dovremmo deciderlo noi, e questo sarebbe la politica. Purtroppo, dicevamo prima con Ferruccio, non è il periodo ideale per parlare della politica, però la politica non è chi vince le elezioni, la politica è chi decide quali sono i valori su cui si fonda una comunità, cose bene e cose male, la morte, la vita, chi lo decide? Certo, raccogliamoci un po' di domande, prego. Maurizio col microfono, dove non vedo Maurizio col microfono, se no vieni qui allora intanto, poi usi questo. Maurizio, ci sei, ecco, prego, là davanti. Lì innanzitutto. Grazie, buonasera. Allora, io domandavo, senza scomodare Dio, no? Ma se la ricerca filosofica si discosta dal guardare l'essere umano per intero, dove si trova questo spazio? Nel senso che anche lei prima ha detto che il filosofo equivale allo scienziato. Però lo scienziato si occupa di una parte di conoscenza stabile, ma l'essere umano è anche più di questa parte di conoscenza. Io approdo adesso alla filosofia, dove invece è un largo periodo di ricerca interiore di cui assolutamente non si può parlare, perché solo la scienza, solo che quello che è scientifico, ok, va bene, stando in ciò che è scientifico va bene, ma se la filosofia si pone sullo stesso piano della scienza, dovrebbe essere una sua figlia, ok? Invece si pone proprio sullo stesso piano, dov'è questo spazio? E poi rispetto alla teologia, la teologia è comunque una struttura, ok? Però il viaggio parte, dovrebbe almeno partire interiormente. Il viaggio di Dante parte, secondo me, da qualcosa di cui proprio non si parla più, ed è proprio questa paura di guardare nel profondo, di guardare proprio, il viaggio di Dante parte di fatto dall'inferno, ok? Per cui se vuoi conoscere, prima di tutto devi guardare dentro te stesso. Però mi sembra che questo, proprio per la pochissima esperienza che io adesso della filosofia, sia proprio una pratica che è vista proprio, adesso non la vorrei definire, proprio di cui non si può parlare, proprio perché non dà poi una ricerca stabile. Però l'essere umano è di più, e quindi, professore, scusi, se non lo troviamo all'interno, cioè se non lo fate voi, chi è che ci deve garantire quello spazio? Dov'è che si deve andare? Grazie. Grazie Maurizio, c'è un'altra chiamata. Anche là in fondo, vedo tre mani alzate. Io volevo chiedere se è un caso
o invece è un'intenzione ben chiara, indicare con Ulisse il protagonista del romanzo di Joyce, dove la conoscenza, comunque il tema della conoscenza, comunque direi è presente. È una conoscenza che si sviluppa nell'interiorità e si esprime attraverso il monologo interiore, ma è una conoscenza, direi, a tutto tondo. E quindi Joyce ha nominato il protagonista a caso, Ulisse o intenzionalmente? Bene, domanda retorica. Sì, allora, io mi scuso se volevo fare una domanda un pochino più tecnica forse, nel senso che lei ha indicato l'Ulisse di Omero come l'eroe soprattutto della capacità di controllo, della capacità di giustizia, e soltanto in pochi casi come eroe della conoscenza in senso stretto. Questo è appunto l'Ulisse di Dante sul modello aristotelico. Ora, quello che... Omerico voleva dire. L'Ulisse della conoscenza, quello dantesco, l'altro... Sì, hai sì, fatto sì. Un... Vabbè, sì, ci siamo capiti. Scambiato una parola con l'altra. Vabbè, ci siamo capiti. E ecco, io volevo chiedere se può indicare, diciamo, un rapporto preciso fra i due aspetti. Cioè, chiaramente non penso che Dante abbia preso questo tipo di mito per sbaglio, per caso, insomma. Appunto, in che termini, diciamo, le due cose sono comunque collegabili e perché c'è stato questa sorta, diciamo così, di equivoco, se vogliamo, di interpretazione molto parziale. Grazie. Grazie. C'è un'altra, ho visto un'altra domanda là in fondo. Altri due. Preferisci rispondere subito? Oh, aspetta un attimo, facciamo un attimo di pausa, dopo riprendiamo con le risposte. Questa qua poi l'ultima era un po' legata a tutte e due, cioè diciamo credo che Eva abbia mostrato in modo, ma nei suoi libri, nei suoi numerosi studi, come questo tema della conoscenza manchi, cioè non che manchi, però non sia dominante, mentre noi molto spesso associamo, quando decidono di chiamare la navicella spaziale Ulisses, non è che pensano all'Odisseo dell'Odissea, pensano proprio al modello che fa vedere anche la potenza di Dante, quanto è stata capace di imporsi. Poi chiaramente c'è un collegamento, perché prima Eva ricordava quei versi finali in cui Ulisse dice che deve partire, che danno l'idea. Se uno vuole il collegamento è molto semplice, c'è appunto da un lato questo, cioè è una reinterpretazione. Quest'idea che fa diventare il tema della conoscenza così importante è una reinterpretazione che viene sviluppata nel corso dell'antichità di carattere filosofico dell'Odissea. Quindi uno, ad esempio, la prima testimonianza che mi viene in mente la trovate in un passo di Cicerone, il quale dice che le sirene rappresentano appunto il tema della conoscenza perché Ulisse è un filosofo. È una linea legata, Cicerone è un filosofo, sta parlando di Platone, del platonismo, che è appunto Platone, Aristotele, poi si ritrova appunto nella tradizione dei commenti all'etica nicomachea e salta fuori con Averroè, e a quel punto scoppia la bomba atomica a Parigi, perché Averroè dice va bene, i filosofi sono quelli che pensano che con la ragione si possa arrivare a comprendere il senso ultimo delle cose, quello che poi Spinoza dirà la felicità è la contemplazione del Dio, della realtà subspecie eternitatis, cioè come la vede Dio. Questa roba per Aristotele è quasi banale, la filosofia è questo. Al tempo di Dante viene condannata come eretica, perché vuol dire che non serve più Dio, non serve più la grazia. Quindi è una storia, è un tentativo appunto filosofico. Non so se. No, perfetto, hai risposto anche meglio di me. Quello difficile. Questa parte su Cicerone, per esempio. Ci sono le altre due domande. Allora, questo mi permette di rispondere anche alla prima domanda, perché voi vedete, cioè.
la filosofia e la scienza che cosa ci permettono di comprendere? Allora, la filosofia è una disciplina, mentre la scienza è una disciplina che ha dei confini abbastanza chiari, esperienza, indagine razionale, la filosofia è molto più sfumata, perché la filosofia è tutto il contrario di tutto, no? I filosofi brillano per questa capacità di usare le parole come meglio gli aggrada. Però diciamo, se noi teniamo per buono questo collegamento che io ho fatto, che Aristotele avrebbe condiviso tra la filosofia e la scienza, in qualche modo c'è un legame. Il legame è che la filosofia prima e la scienza dopo, in qualche modo sono convinte che l'uomo possa, con la forza della sua ragione, della sua intelligenza, in qualche modo svelare, fare luce sui misteri della realtà. È capace, non è capace? La sua obiezione è la stessa obiezione che in un altro contesto veniva fatta a Dante. Cioè, è vero che la ragione è in grado di rendere conto di tutto, e questa è l'ambizione dei filosofi, io mi poso, o della scienza. I cristiani, la tradizione, il vescovo Tempier, che condanna tutte queste tesi come eretiche nel 200-1277, pochi anni prima di Dante, dice no, perché l'uomo non può conoscere con la ragione, no? Se no non c'era bisogno che partorisse Maria, purgatorio di Dante, canto se state contenti, umane gente alquia, al che è così, perché il perché non lo potete capire. I filosofi vogliono capire perché. Oggi lo stesso problema, Eva prima molto giustamente, il problema della psicanalisi, cioè è sempre lo stesso, cioè e quanta luce riesce a fare la nostra ragione? L'ambizione della scienza, della filosofia in questo senso è tanta luce, o comunque l'unica luce possibile. Poi c'è tutta un'altra tradizione ugualmente legittima che dice che no, che non è vero, che le emozioni, la follia, cioè ci sono tutta una serie di esperienze che noi derubrichiamo perché non sono espressione della nostra razionalità, che invece ci permettono di vedere degli aspetti della realtà nostra e delle cose che la ragione non riesce a cogliere. Il solito problema, no? Vedete, quello che è interessante vedere è che cambiano i contesti, ma sono gli stessi problemi. Rispondo velocemente, però penso che il punto era questo, no? Cioè, il problema è sempre lo stesso. E l'ultima domanda, il riferimento a Joyce è interessantissimo, però è vero che lì c'è un passo bellissimo di Platone nella Repubblica, nel mito di Er, nel decimo libro della Repubblica. Ulisse decide di reincarnarsi, cioè si parla delle varie anime che scelgono la nuova vita, e la cosa, il colpo di genio di Platone è che Ulisse sceglie di reincarnarsi una persona tranquilla che fa una vita banale, ordinata, non vuol più viaggiare, che è l'Ulysses di Joyce, che è, come dire, uno che fa la sua vita, un impiegato di banca, non mi ricordo cosa fosse, una persona assolutamente minore, anonima, di una città non importante, come dire, basta tutte quelle esperienze. In qualche modo è anche quello un tipo di esperienza diverso. È vero che la conoscenza è importante, però forse lì, che è un'altra tradizione che sviluppa quel tema, e non è tanto il tema della conoscenza come questo tentativo che ricollega Ulisse piuttosto a Prometeo, che abbiamo parlato l'altra volta, no? L'uomo che vuole diventare, comprendere tutto, è più la saggezza, no? A un certo punto si accetta di vivere, il mito è anche questo, no? Questo eterno ripetersi identico delle cose, mentre noi, come dire, non so se mi spiego, uno lo vede con due immagini geometriche, cioè l'Ulisse dantesco è un Ulisse che va in linea retta, va sempre avanti, invece il mito è anche un racconto, no? Di cui tutto si ripete uguale, in cui quella giornata, nella sua verità, è una giornata che si ripete eternamente uguale a se stesso e conduce effettivamente a un'altra conoscenza, perché il finale bellissimo, sì, sì, e dissi sì, è anche quella un'accettazione della vita, però di un altro tipo di conoscenza, ancora una volta, che permette di vedere quanto sia complicato e ricca le risposte. Bene, continuiamo con... Prego, prego. Sì. Io avrei una curiosità, volevo sapere se c'è qualcuno che ha raccontato qualche passo, che ha raccontato cosa succede a Odisseo dopo la strage dei Proci, perché mi sembra di ricordare che fosse stata fatta a porte chiuse proprio per paura di una eventuale vendetta proprio del... So che molti Proci venivano da fuori, ma proprio dei parenti, sì, dei Proci locali e anche della servitù. Però il racconto di quello che succede dopo non lo abbiamo. Infatti, io la mia curiosità era sapere se c'è qualche passo che racconta del dopo. No, purtroppo non abbiamo passi che raccontano del dopo, no? Peccato, sarebbe stato bello. Infatti era una curiosità proprio perché. Sì. Grazie. Grazie. Beh. Sì, un secondo, signora. Sì.
Sì, grazie. Io volevo un attimo, per cortesia, c'è allora, Sì. Beh, volevo dire questo, volevo dire che leggendo l'Odissea attraverso il personaggio di Ulisse, noi riusciamo a ricostruire il cambiamento di mentalità, della cultura, una trasformazione della cultura greca in alcuni secoli, che sono quelli raccontati dagli Aedi che confluiscono lì. Quindi leggendo l'Odissea noi riusciamo a seguire tutto questo percorso. È il passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto, praticamente, in questo senso, io sinteticamente, il passaggio nel mondo nel quale la timè, il valore, la reputazione è dovuto al fatto, a un certo punto c'è, cioè, persino ci sono, c'è, cioè, Penelope che ecco, anche nel, questo è nell'Iliade, non è nell'Odissea, ma è lo stesso, poi ci sono vari fasi, Elena che dice a Paride: ma tu sei un bell'imbusto, non sei neanche capace di vendicarti, perché un eroe si deve vendicare. E lo stesso c'è nell'Odissea, Penelope gli dice, lo dicono continuamente a Telemaco: non sei come tuo padre, perché non, ecco, se no un eroe si deve vendicare. E invece No, lei ha fatto molto bene a dire una cosa giustissima. Non solo, ma c'è purtroppo una rivalutazione della vendetta. E allora, una rivalutazione. Le dico anche dove. Io sono rimasta molto impressionata perché mi trovavo negli Stati Uniti a insegnare al momento in cui c'erano alcuni processi importantissimi sulla pena di morte. E i miei studenti erano a favore della pena di morte, ecco, e vogliono vedere, e io dicevo: ma è orribile questa cosa dei genitori che vogliono assistere all'esecuzione o del condannato per stupro quando c'è la pena. E loro dicevano: ma questo è giusto, perché bisogna vendicare. È una cosa spaventosa. E questo rito adesso c'è stato, e sono state anche delle sentenze della Suprema Corte. È nata una questione, perché le parenti delle vittime in America hanno chiesto il permesso di, nella fase del processo, che è diviso in due fasi in America penale, processo criminale, prima dici se uno è colpevole e poi decidi la pena davanti alla giuria, che è composta da cittadini normali, no? Allora i parenti delle vittime hanno chiesto di poter parlare anche loro nella fase del sentencing phase, e posso di fare i cosiddetti perché si chiamano victim impact statements, dire qual è stata la conseguenza del crimine sulla loro famiglia. In un primo momento la Corte Suprema ha detto no, poi la composizione è cambiata e il solito terribile Antonino Scalia, che è uno, e adesso purtroppo è cambiata ancora tutta sempre più in quel senso grazie a Trump, e in un primo momento la Corte ha detto che non erano ammissibili, e invece poi ha cambiato e ha deciso che erano ammissibili perché era giusto consentire. E allora, durante i processi americani, io ne avevo alcuni registrati, ci sono questi parenti delle vittime che esprimono: quello è un, addirittura, è un animale, è una bestia, deve essere punito a vita in una cella senza più farlo uscire, perché bisogna una cosa spaventosa. E c'è un grande dibattito ancora, e in America ci sono molti che sostengono che questi victim impact statement sono giusti, quindi sostengono il ritorno della vendetta, cioè la confusione della giustizia con la vendetta. È spaventoso, sì. Maurizio, prego. Ci sono, sì. Io ho una domanda: non mi è chiaro il passaggio storico dall'Ulisse omerico, quindi nostalgico di casa, a quello dantesco, cioè Dante, l'Ulisse della conoscenza, da chi l'ha preso? Era già presente in Aristotele o non prima. C'era? Sì. Era quello che dicevo prima, cioè a un certo momento nell'antichità si sviluppa un'interpretazione filosofica di Ulisse che vede in Ulisse una specie di eroe della conoscenza, dando, enfatizzando passaggi come quello delle sirene, che fanno vedere appunto come questo aspetto importante della figura che vuole conoscere. Questo poi è finalizzato a un problema interessante, che è quello che dicevo prima. Poi questa idea
si unisce, perché poi, come dire, scoprire vuol dire scoprire chi sei, scoprire la tua natura divina, ricongiungerti con Dio, perché eravamo in un mondo in cui Dio non era ancora morto, per così dire, per riferirmi a quello che dicevo prima, e questo si sviluppa poi in tutta l'epoca imperiale, arriva ai filosofi arabi e poi dagli arabi ritorna in Europa, e questo produce gli sconquassi del XIII. Quindi è una storia che noi possiamo tracciare in alcuni passaggi. Il tema interessante poi, che è un tema che abbiamo discusso anche un'altra volta qua con Eva, è che questa cosa viene fatta perché a un certo punto si vuole tenere insieme Omero e Platone, si vuole costruire un... questo è interessante anche per noi che facciamo sempre riferimento alle radici greche. Le radici greche, Platone e Omero l'avrebbe sbattuto fuori da tutti i posti, invece a un certo momento si vuole costruire un'identità greca contro i romani, contro l'Oriente, così, e cosa si fa? Si devono tenere insieme quei due, e quindi si trasforma Ulisse, Omero, quello che Platone, come dire, avrebbe ben mandato fuori da tutte le sue città, no, nell'eroe filosofico. Quindi è una storia anche interessante, che fa vedere che la Grecia, come quella volta abbiamo parlato qua con Eva, è molto più complicata. Quando noi ci rifacciamo alla Grecia, insomma, è un riferimento complicato, perché non esiste la Grecia. C'è un altro, prego. Sì, buongiorno. È una considerazione che può apparire un pochino provocatoria, ma sulla quale mi piacerebbe riflettere. Di fronte a quello che avete detto, molto interessante, mi chiedo se non sarebbe il caso di riflettere sulla figura dell'Enea virgiliano, l'Enea dell'Eneide per l'appunto, che riprende determinate questioni, cioè riprende determinati elementi omerici, anche lui ha il senso della vendetta, ma ne riprende anche il tema del viaggio, un viaggio però non per tornare a casa ma per scoprire un nuovo mondo, riprende, ha il concetto di giustizia, ha il concetto di pietà, conosce il bene e il male, è illuminato attraverso il dolore quando muore il giovane Pallante o quando vede e descrive determinate situazioni. Ecco, trovo che sarebbe un personaggio degno di un'analisi approfondita proprio nel solco di quello che avete detto. Grazie, molto grazie. C'è un'altra domanda qui davanti, anzi, due. Vediamo le ultime così. Due, tre addirittura. Meriterebbe vorrei... un incontro a parte, perché quello di Enea adesso ci ha portato davvero in un campo. Sentiamo la signora. La signora che... Sì, prego, signora, microfono. Al microfono lì. Mi sembra molto importante invece ritornare un pochino all'autodeterminazione, no? Sembra fondamentale, perché è il primo passo della razionalità che si afferma sulla vita dell'essere, degli istinti. Mi sembra interessante anche, oltre all'era della conoscenza, anche il primo uomo che sente, appunto, come ha detto, la possibilità di autodeterminarsi. Mi sembra che abbia detto questo, no? Inizialmente lei ha parlato di Ulisse, sì, come il primo uomo che sente in sé la possibilità, certo, di autodeterminarsi, sì, dice. Certamente. Mi sembra, sembra molto importante. A me sembra un aspetto molto importante di Ulisse, assolutamente, perché è veramente la prima volta che c'è questa idea, perché è stata soprattutto combattuta moltissimo dai grecisti. Sì, l'ha messo, assolutamente ha ragione, è un aspetto molto importante, però come Mauro ha notato giustamente, in Ulisse c'è anche il desiderio, la curiosità, perché lui ha citato due esempi, su quali io sulle sirene sono assolutamente... No, intanto c'è il desiderio di curiosità, è l'ultimo viaggio che fa, su questo non c'è dubbio. Poi l'episodio delle sirene, è vero che lui sapeva che doveva farlo, però era proprio... Non so tanto se era curioso, mi è incuriosito l'idea che tu dicessi che anche nel caso del... No, mai letto, adesso lo vado a rileggere attentamente, perché comunque sì, comunque c'è, ecco, c'è anche l'aspetto, ma l'aspetto della conoscenza interiore per me è quello molto, è quello fondamentale, almeno come lo leggo io, ecco. Sì, grazie. Sì, sono gli ultimi due interventi, rapidi, cortesia, così teniamo col pubblico. No, volevo solo dire, voi avete insistito sul modello del mito di Ulisse come ricerca della conoscenza, che forse riguarda più la versione dantesca che non quella dell'Odissea.
l'Ulisse dell'Odissea è un Ulisse che ritorna, il Nostos, ritorna da una guerra e il suo problema, come ha detto lei, è di tornare in patria. Quindi la conquista della patria è un viaggio, ma è la conquista poi della dimensione familiare. In sostanza lui fa piazza pulita dei proci e ristabilisce un ordine che è familiare, che non so come dire, non è politico, è politico nel senso che lui è anche il principe, certo, no? Ma però non, questo aspetto qua del passare dalla guerra di Troia alla sua famiglia attraverso una peripezia che è il nostro, i nostri sono questa cosa qua, è ritornare da una situazione di crisi ad una situazione di stabilità. Questo non ha poco a che fare con la conoscenza in sé. I suoi due. No. Grazie, l'ultimo grazie, intervento, se signore lì. Possiamo rispondere a te. Così abbiamo fatto. Allora, quando ero ragazzino mi piaceva di più l'Iliade perché lo trovavo più divertente. Però ovviamente l'Odissea è molto superiore e secondo me Ulisse è il primo eroe veramente umano della letteratura mondiale, umano nel senso che è poliedrico, ha molti sentimenti, e credo che questo, quando il signore lì diceva ma noi che, lui che cosa cercava nel suo viaggio, cercava queste cose, cercava il sé soprattutto, e lui rifiuta la immortalità perché gli viene offerta a un certo punto l'immortalità, certo, la rifiuta, certo, vuole tornare da sua moglie, eppure aveva a disposizione donne bellissime naturalmente, quindi fa delle scelte molto, molto, molto umane, così come forse farà la scelta di tornare a viaggiare dopo essere tornato nel suo letto di ulivo, sì, sì. Eccetera eccetera. E poi volevo fare una domanda proprio a lei, perché il verso dantesco è fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtute e conoscenza, non solo conoscenza. Va bene, allora lì proprio piccola spiegazione tecnica, la virtù lì ancora una volta il riferimento è aristotelico. Aristotele dice che l'uomo, la virtù vuol dire in greco l'arete, come spiegato tante volte a Eva nei suoi lavori, è fare bene, è una capacità prestazionale, è fare bene qualche cosa, come noi possiamo dire un virtuoso del violino oppure Maradona un virtuoso, no, cioè, Aristotele dice quindi la felicità è una vita secondo virtù. Le virtù umane sono tante, bisogna l'indagine dell'etica è di capire quali sono le virtù e in qualche modo qual è la virtù più importante, cioè la cosa, l'eccellenza più importante. Se lei si legge l'etica nicomachea, lui fa questa analisi delle virtù e dice ci sono le virtù famose di etiche, quelle che hanno a che fare col giusto mezzo, il comportamento, la generosità, l'amicizia, tutte queste cose qua. E poi ci sono le virtù dell'intelligenza, quelle che lui chiama di anoetiche, della ragione, vuol dire essere bravo a ragionare, essere bravo a fare un calcolo. E poi dice appunto se dobbiamo scegliere qual è quella veramente importante, quella dell'intelligenza. Allora lì il problema adesso l'ho detto male, ma le assicuro che non è così leggero ragionare di Aristotele. A questo punto il verso dantesco lo può leggere in due modi, cioè virtute, cioè conoscenza, o virtù e conoscenza. Sono due interpretazioni possibili, ma lo sfondo dietro di quel dibattito, quello che si stava facendo a Parigi in quegli anni, cioè nelle scuole di filosofia, Tommaso, Boezio di Dacia, è esattamente su questo problema, cioè la relazione tra le virtù etiche, cioè il comportamento, e la conoscenza. Sì, ma non cambiava il problema. Sì, no, il problema ce l'abbiamo adesso. Sì, adesso ce l'abbiamo molto di più, ma ce l'avevano già in qualche modo anche loro, perché lei pensi al monaco, perché una terza figura che è stata associata al filosofo e allo scienziato, il monaco. Cosa fa il monaco? Il monaco dedica la sua esistenza alla conoscenza e alla preghiera di Dio. E il mondo degli uomini non ha più importanza, è sempre lo stesso problema, è un altro modo di affrontare lo stesso tema. Cioè la conoscenza, cercare di comprendere il senso ultimo delle cose in un modo diverso, non è più la ricerca scientifica, è la preghiera, è la ricerca interiore. La ricerca scientifica è una banalità, sì, è una banalità comunque tecnologica. Sono d'accordo con lei che era un problema, io volevo solo far capire il problema, e poi era un problema quasi di esegesi dantesca. Virtù, cioè conoscenza, virtù, esattamente lo stesso problema che trovate nei dibattiti su Aristotele. Se la filosofia e la felicità consiste nella conoscenza e nell'etica o solo nella conoscenza. Bene. Per me, sulla prima cosa, un tema che abbiamo lasciato fuori, perché noi quello che dobbiamo fare con i miti è
in, come dire, seguire la storia dei miti, perché i miti sono sempre diversi, è questo che li rende così, certo, interessanti. Effettivamente Eva sul tema della responsabilità, io sul tema della conoscenza, abbiamo lasciato fuori un aspetto che nell'Odissea è molto bello, che è l'umanità di Alì, l'intelligenza pratica, che effettivamente è un altro tema che forse poi arriva fino al Joyce, all'Ulysses di Joyce. Quindi, come dire, quello che vogliamo fare noi qua in 40 minuti è aprire delle strade, i viaggi non sono, vorrei essere nello stripando, però è fatto bene a sollevarlo perché è un tema bellissimo. Vabbè, Eva, una battuta tua per chiudere. Una battuta, no, ma per chiudere niente, che se, volevo dire che Ulisse sia l'uomo nuovo, c'era già detto, ce l'hanno detto Horkheimer, Adorno a suo tempo, no? È il primo uomo moderno, solamente una battuta sul fatto del è vero che lui vuole tornare a casa e che quindi tutta la sua è sul piano personale e familiare, ma non solo, perché io il suo viaggio lo vedo anche, leggo anche un valore politico nell'anticipazione, nella giustizia familiare, della giustizia cittadina. Quindi ecco, un pochino mi sembra questa la cosa da dire per difendere Ulisse. Non è una chiesa dire solo che voleva tornare a casa, ma non è solo quello, però non vuole solo tornare a casa, certamente. Bene, grazie Eva, grazie Mauro, grazie a tutti. Questo è il Cicerone, però proprio hai dato una perla, sì, che va spiazzata. Che sto facendo una ricerca. Ah, ecco, cosa stai facendo? Un po' questo tema delle interpretazioni filosofiche di Ulisse. Ah.